Ciao a tutti, Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 in Magikarp Jump RPG. Praticamente sarebbe un acronym di Magikarp Jump. So che può sembrare strano e non fattibile, ma effettivamente se l'hanno fatta è fattibile. Quindi direi di buttarci direttamente in questa ROM. Ad ogni modo, questo sarà un video unico, non intendo farne altri, perché comunque sia, ho visto che gioco, insomma, ce n'ha di materiale, ma... insomma, un episodio penso che basti e avanzi. Allora, per lo scopo di questo gioco giocherai come un maschio. Scusa, va bene, qual è il tuo nome? Il mio nome? Mo te lo dico subito il mio nome, ciccetto. Di qualità. Ok, bene, iniziamo. Ah, grandissimo! Io sto intrippato malissimo con Magikarp Jump, gioco... tutto il giorno, non faccio altro che giocare a Magikarp Jump. Appena sono pronti i punti per lottare, per allenarlo, faccio subito allenare. Praticamente ogni ora e mezza sto a giocare con Magikarp Jump. Sto malatissimo con Magikarp Jump. Proprio lì, grazie Machamp. Se salta Machamp si crolla tutto, quindi stai tranquillo. E se ne va. Carpo, finalmente ci siamo spostati di casa, abbiamo traslocato. Allora... piacerà Happy Town, si chiama Happy Town la città. Perché non vai a esplorare un po' l'area? Ci sono anche i vicini. Pikachu da dove? Comandi. Allora, X per aprire il menu, per chiuderlo, e con C si sceglie l'azione da compiere. Che palle però. Allora, senti un po', ma quindi io dovrei... cosa è successo? Salve! Benvenuto a Happy Town, vicino. Sono il sindaco Carp. Vabbè, è ovvio che si chiamava... ah no, aspetta! Happy Town! Ah, ecco, infatti mi sembrava strano. Happy Town, città felice. Dico, ma non ha senso città felice. Ah, ecco, ma mi corre da solo. Perfetto, ho attivato il tasto. Fisherman Guy's House. Quindi... entra, certo, che faccio... aspetto che mi dà l'invito. Sindaco Carp, sono vicino? Sì, ok, praticamente ora ci sta introducendo il mondo dei Magikarp. E questo è il primo appunto che incontriamo che ci farà catturare dei Magikarp. Quindi... ok, usiamo la moda pesca per vedere cosa, se ci capita un Magikarp. Intanto sudo come un maiale, quindi non fateci caso. Nulla. A due strattoni. Ah, ok, è arrivato. Vuoi dare un soprannome a Magikarp? Sì. Si chiamerà Carpi. Si chiama Carpi per un motivo preciso che non vi sto a spiegare. Non ve lo spiego. Non varrebbe la pena spiegarlo perché non lo conoscete quella persona, quindi... ok, ma... ok, testo strano. Voglio entrare. Ma perché devo premere A per entrare? Che significa? Questo come si è teletrasportato dalla casa a centro Pokémon? Ma vabbè, via. Ah, praticamente questa è la prima release, quindi ci sono solo 3 tornei da vincere. Tra l'altro oggi che è Ferragosto, Magikarp è stato aggiornato. E praticamente Magikarp già è stato aggiornato, hanno aggiunto la Lega Pokémon. Penso che in America sia uscita anche prima, non so di preciso. Ok, facciamo combattere i nostri Magikarp. Professor Oak! Che cosa? Ma ho perso malissimo! Come alleno Magikarp, se... oh, devo andare all'ospedale a curare. Ma a questo punto, se il mio Magikarp è tanto debole, andiamo nell'erba! Che lagga in una maniera improponibilissima. È un tesoro, cos'è? Ok, un po' di monete, bene. Wow! No! Ma ti pare possibile? Ma qua c'è uno dei Super 4, Pino. Ma ti pare? Ok, è arrivato. No, niente nome, lasciamo perdere, non ne vale la pena.
Se un pigiotto entra e me lo ruba così a caso, non va bene. Ok, questo vuole... Vabbè, sì, lasciami andare. Guarda, sono... sicuramente l'ho trovato solo io sto bug. Vuoi scommette? Guarda, eh. Ah, mi lascia andare ora. Bene. Dunque, questo mi ha detto che qua dentro c'è uno che può allenare il mio Magikarp nella Wonder Forest. Devo trovare chi è quello che può allenare il mio me... Ah, Training Dummy, ok. Ok, vai Magikarp, vai, 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 spaccalo! È esausto? Praticamente potrei far allenare Magikarp quanto voglio, però... diventa esausto dopo l'allenamento e sta a livello 3. Ok, allora, facciamo questa cosa di continuo, fino a che Magikarp non arriva a un livello decente. E ora che siamo a livello 7 andiamo ad affrontare la puttanella di prima. Passatemi il termine. Hey bitch, let's go! Magikarp, go! Yeah! Era a livello 6, sono a livello 7, quindi ho vinto! Io ho preso 148 fottute monete, andiamo così! Dunque, nella foresta ho visto che c'è anche Silver, il famoso Silver. Chi è che non conosce Silver? Non so come hanno chiamato nel doppiaggio italiano, ma io l'ho sempre chiamato o Argento o Silver, comunque sia. Gold no, perché io giocavo sempre a Pokémon Oro, quindi Oro o Gold no. E un po' che ci dice... Hai Magikarp, vuoi vedere qual è il migliore? Beh, allora ti dispiacerà. Ok, pronti? Opponente livello 4. 4 o 14? Ah, ho vinto 4 allora, era, sì. Non posso crederci, mi hai battuto! Come un tappeto persiano. Il mio nome? Il mio nome è... Sterling. Sterling Knight. Mio nonno viveva in questa foresta, proprio qui. Andrò anche all'avventura con Magikarp. Ok. Magari ci vediamo in giro. Se ti fa piacere, magari sì. Entriamo. Mio nonno vive. Perché viveva? Ah, sta dormendo. Wow. Cosa? Sterling, sei tu? Non sei Sterling. Wow. Non... Hai incontrato mio nipote? È davvero speciale, vero? Fu fu fu. Sterling è proprio sciocco. Se dimenticate i suoi Pokémon, magari tu puoi averlo. Miau! Vuoi dare un soprannome a Miau? Sì! Soldi! Perché Miau, in poche parole, si ottengono più soldi su Magikarp Jump e appunto con Miau prendi 1,5 in più di monete ogni volta che prendi delle monete, per l'appunto. Beh, mi torno a dormire. Beh, grazie, signore! Non so effettivamente quanto possa essere lunga questa demo, ma sinceramente è molto carina. Ragazzi, ci provo. Se... Non è un Voltor. Ok. Era pieno di monete. Ok, meno male. Dunque, ho vinto due lotte. Dovrei farne un'altra da quello che diceva il gioco. Ma qui... Questi alberi sono programmati male. Taylo! Wow! Cerchiamo di essere carini con Voltor. Ehi, hey, tu vuoi far lottare tuo Magikarp? Lottiamo! Ah, yeah! Pronti? Go! Livello 4 e vinco io, dai ragazzi, su! 194 monete pure. Mamma mia che pippa che sei. Però è carino come gioco.